Benvenuti a questo evento. Il mio nome è Lavinia e faccio parte del team di Doxity. Sarà mio piacere moderare questo evento questa sera. Qui con noi, per conto di Kaplan, abbiamo Marta Grizzaffi, Marketing Manager per l'Europa dell'Ovest, e Carmela Buttaci, Marketing Executive sempre per Western Europe. Per coloro che si stanno ancora connettendo, di nuovo benvenuti a questo evento con Kaplan International Languages. Il focus dell'evento di questa sera sarà appunto quello della preparazione in vista di un colloquio a distanza con un'azienda internazionale. Ovviamente, oltre ai vari consigli che riceverete, avrete anche la possibilità di fare delle domande e interagire con Marta e Carmela. E, oltre a questo, avrete anche la possibilità di insomma, acquisire delle nozioni e delle conoscenze sulla tipologia di linguaggio da utilizzare per risultare insomma, il più possibile professionali durante un colloquio. Quindi, senza indugiare oltre, nuovamente benvenuti a tutti coloro che si stanno connettendo, benvenuti a questo evento con Kaplan. Non indugio oltre e lascio la parola a Carmela e ringrazio entrambe per la presenza questa sera. Grazie mille. Grazie mille Lavinia, buonasera a tutti, benvenuti. Grazie mille per aver scelto di dedicare questo tempo, quest'oretta a noi, aver scelto di ascoltarci. Oggi, intanto sì, appunto, come diceva Lavinia, noi siamo Carmela e Marta, entrambe lavoriamo appunto per Kaplan International Languages. Oggi vi parleremo di come prepararvi, vi spiegheremo un po' come prepararvi per un colloquio a distanza con un'azienda internazionale, ovviamente anche un colloquio in inglese, e vi daremo qualche suggerimento su come reagire all'inaspettato. Questo webinar rientra all'interno di una serie che abbiamo appunto fatto relativa alla carriera. Abbiamo già parlato in un webinar precedente di come scrivere un curriculum in inglese e anche di come scrivere una cover letter. Qualora vi foste persi in questi webinar, potete andare a cercarci su YouTube, così da appunto farvi un'idea e speriamo possano essere utili. Perché Kaplan vi parla di questo? Perché Kaplan è un'azienda, per chi non ci conoscesse, è un'azienda che da 80 anni insegna inglese a studenti da tutto il mondo e accoglie ogni anno oltre 40.000 studenti da 150 nazioni. Ed è un'azienda che appunto ha da pochi anni anche prodotto l'insegnamento del francese e del tedesco, ha 28 scuole di lingue in 8 paesi nel mondo e appunto i corsi che offre sono corsi di inglese, francese e tedesco, business, generali, preparazione ai test, gap year, appunto per esempio nei nostri corsi di business English gli studenti ricevono supporto anche proprio relativamente a come approcciarsi ai colloqui, come scrivere la cover letter o il curriculum. Oggi affronteremo questi temi, questo è il programma, il colloquio a distanza, come prepararsi a livello proprio logistico. Marta poi vi spiegherà un po' la struttura del colloquio e valuteremo insieme i possibili imprevisti e soprattutto come affrontarli e poi anche quale linguaggio utilizzare per risultare professionali, soprattutto appunto in inglese. Quindi direi che possiamo iniziare. E appunto per iniziare abbiamo cercato di individuare quattro punti da tenere a mente, quattro fattori che appunto influenzano i colloqui a distanza. Abbiamo pensato appunto a questo tema perché negli ultimi 2 anni sapete bene come le cose siano un po' cambiate ed è sempre molto più comune appunto fare dei colloqui a distanza. Ma ovviamente quello che noi diremo oggi si applica anche ai colloqui in presenza, quindi potete in ogni caso trarre beneficio, speriamo. Allora, innanzitutto, appunto, per quanto riguarda i punti da tenere a mente, abbiamo valutato la connessione internet, i diversi dispositivi utilizzati, la scelta dell'abitazione, il linguaggio del corpo abbigliamento e anche delle regole di base da rispettare. Andiamo un po' a vederli nello specifico. Per quanto riguarda connessione internet e dispositivi,
Sembreranno dei suggerimenti anche banali, però in realtà sono fondamentali, perché quando ci si approccia, quando si fa un colloquio, si ha già una buona dose di stress e di tensione legata al fatto che appunto bisogna presentare se stessi al meglio. E quindi ci sono tante piccole cose che se valutate per tempo prima e se ci si prepara sotto questi aspetti, si può arrivare un po' più sereni e più tranquilli e soprattutto si può arrivare preparati ad affrontare degli imprevisti. Quindi dei consigli che vi diamo sono di assicurarvi di avere tutto l'occorrente. Sicuramente l'azienda con cui farete il colloquio vi dirà quale vi manderà un link sulla piattaforma della piattaforma appunto che verrà utilizzata. Assicuratevi quindi di scaricare questa applicazione nel PC o sul telefono, ad esempio, perché qualora il PC doveste decidere di abbandonarvi, potete subito passare al vostro cellulare. Assicuratevi appunto di avere una connessione internet stabile e eventualmente anche appunto un hotspot del telefono pronto e di aver già collegato in precedenza il vostro PC al cellulare in modo tale che non dobbiate perdere tempo a inserire la password e i dati. Ovviamente create un account personale se necessario con l'applicazione che verrà usata, fate delle prove in modo tale che appunto possiate acquisire una certa familiarità con il tool che vi verrà richiesto di utilizzare e ovviamente carica batteria e tutti i dispositivi pronti per qualsiasi evenienza. Per quanto riguarda invece l'ambientazione, l'ambiente ovviamente non deve essere molto rumoroso e soprattutto se condividete la casa con altre persone, assicuratevi di far sapere a tutti che avete bisogno di silenzio, di concentrarvi. Anche lo sfondo, per esempio, deve essere appropriato. Cercate di creare di posizionarvi in un ambiente che sia anche uno sfondo bianco quando andrebbe bene, o comunque un ambiente che non contenga troppi elementi di distrazione anche per chi vi sta guardando. E appunto assicuratevi di avere la vostra privacy. Un'altra cosa importante, potreste avere bisogno anche banalmente dell'acqua, assicuratevi di avere tutto quello che vi serve, quindi il vostro curriculum, tutte queste piccole cose a portata di mano in modo tale che non dobbiate alzarvi o perdere appunto il focus per queste piccole cose. Per quanto riguarda l'abbigliamento, questa è una cosa che ci si chiede spesso anche nei colloqui di presenza, come vesto, sarò troppo un abbigliamento troppo formale. In generale, il nostro suggerimento è quello di vestirvi innanzitutto seguire la regola del power dressing, ovvero in pandemia abbiamo visto tantissime volte anche noi ci siamo ritrovati magari ad essere ben sistemate dalla parte diciamo visibile dalla camera e poi in pigiama. Però in realtà anche il fatto di prepararvi come se dovesse affrontare il colloquio o dovesse affrontare il colloquio di persona vi dà quello stimolo in più, mi mette nella situazione di appunto affrontare il colloquio come se foste in presenza e quindi vi dà anche lo stesso stimolo. Assicuratevi di avere una postura, di mantenere un certo portamento e appunto di non risultare annoiati. Di gesticolare, ma non troppo, perché noi italiani tendiamo a farlo, lo sto facendo anche io in effetti spesso, è soprattutto una cosa che all'estero notano. E poi mantenete il contatto visivo, anche se appunto il colloquio sarà fatto via camera, assicuratevi appunto che riusciate in qualche modo a mantenere il contatto visivo e l'attenzione. Evitate elementi di distrazione, come ad esempio il cellulare vi può servire appunto in caso di crisi di PC che vi abbandona, però ovviamente togliete la suoneria, la vibrazione, cercate di evitare qualsiasi elemento di distrazione che possa distrarre voi, ma anche la persona che sta dall'altra parte dello schermo. E appunto, esatto, ricordatevi di quelle piccole regole del Galateo, un po' delle job interview, all'inizio. Salutare la persona che avete davanti, chiedere se vi sente bene, se vi vede bene, siate cordiali, ricordate i nomi, magari siete arrivati a questo punto del processo di selezione, ma avete parlato con altre persone,
Quindi la persona che vi trovate davanti non l'avete mai ancora conosciuta, però sapete il nome, quindi segnatevelo da qualche parte, non fatevi trovare impreparati, perché anche queste sono piccole cose che denotano magari una poca attenzione ai dettagli. Appunto, come dicevo, tenete a portata di mano il curriculum, la cover letter che avete scritto, perché alla fine raccontano voi stessi. In questo momento vi potrebbero chiedere: ah, nel curriculum è scritto questa cosa, quindi è bene averlo appunto a portata di mano, magari stampato non su un altro schermo, però comunque provate a mantenere l'attenzione sempre sulla camera. E appunto cercate di approcciarvi al colloquio video come se fosse un colloquio tradizionale. E adesso lascio la parola a Marta che invece vi parlerà un po' della struttura proprio del colloquio. Sì, aggiungo soltanto una piccola nota sull'avere il materiale a portata di mano. Mi raccomando, a portata di mano, ma non davanti al viso o comunque non leggendo quello che avete scritto. Cioè, deve darvi supporto, magari per darvi anche un po' di sicurezza quando state affrontando il colloquio, però mi è capitato recentemente di avere persone che si presentavano anche al colloquio faccia a faccia con gli appunti che leggevano, e quando ho chiesto per favore metti via gli appunti, la persona era un po' persa. Quindi mi raccomando, preparatevi, avete tutto a portata di mano, ma non leggete. Allora, per quanto riguarda proprio le fasi del colloquio, le abbiamo suddivise in queste cinque categorie, che sono tutte molto importanti. Per quanto riguarda la prima, le cosiddette icebreaker question sono quelle domande che vengono fatte appunto per mettere il candidato a proprio agio. Per quanto possano sembrare banali, sono molto importanti perché comunque permettono di creare intanto una connessione immediata con il vostro interlocutore. E soprattutto permettono di capire anche la vostra personalità, e sono comunque delle grandissime opportunità. Un consiglio che vi do è: quando vi approcciate a un colloquio, ricordatevi che alla fine dovete vendere voi stessi. Quindi, ok, essere in ansia, ma in realtà vedetelo come l'opportunità per parlare di voi e vendervi benissimo. Perché ricordatevi che se avete fatto domanda per un colloquio e siete stati chiamati è perché avete le competenze, tutte le carte in regola per poter prendere quel ruolo. Quindi mi raccomando, vendetevi, siate positivi, non fatevi prendere dall'ansia. Ad esempio, quando vi viene chiesto di parlare di voi stessi, questa è una grandissima opportunità, perché non solo potete raccontare brevemente chi siete, ma usate un po' di furbizia. Ovviamente prima di fare il colloquio cercate molte informazioni sull'azienda per cui state candidando. Quindi, non lo so, vi state candidando per un'azienda che produce prodotti sportivi, è una delle vostre passioni più grandi, appunto lo sport. Magari quando vi chiedono di parlare di voi stessi, raccontate anche i vostri hobby che possono ricollegarsi all'azienda. Quando vi chiedono appunto come avete conosciuto l'azienda, potete appunto raccontare dove avete trovato l'annuncio, che da anni che seguite l'azienda e soprattutto perché vi piacerebbe lavorare per l'azienda. Quindi, se condividete i valori, la filosofia, mi raccomando, questo è il momento per dire appunto tutto questo, e soprattutto in questo modo già il colloquio parte con una nota positiva, perché fate capire all'interlocutore che avete raccolto tutte le informazioni sull'azienda e soprattutto perché sareste il candidato ideale oltre alle vostre competenze. Perché ricordatevi che se siete arrivati al punto dell'interview è perché l'azienda ha guardato già il vostro curriculum, la vostra cover letter, e quindi vuole sapere di più su di voi. Quindi mi raccomando, anche queste domande che sembrano banali sono importantissime. La seconda fase è appunto quella relativa alla vostra esperienza professionale. Quindi mi raccomando, partite dalla posizione più recente e poi magari potete appunto raccontare un po' anche cosa avete fatto negli anni precedenti. Consiglio che vi do è: quando vi chiedono di parlare appunto della vostra posizione attuale, fate una breve descrizione dell'azienda, soprattutto se magari venite da una realtà un po' più piccolina, non conosciuta. Questo è appunto un modo per far capire anche al vostro interlocutore in che tipo di realtà state lavorando. Spiegate quali sono le attività
che fate quotidianamente, magari mettendo più enfasi su quelle competenze che sono state richieste nell'annuncio di lavoro. Quindi mi raccomando, prima di fare un colloquio, rileggete bene l'annuncio di lavoro per il quale avete fatto domanda e preparatevi un discorso in cui riuscite a mettere in luce proprio le competenze richieste e ovviamente fate degli esempi concreti. Magari dei risultati che avete ottenuto. Non andate impreparati perché spesso se ci sono dei ruoli, soprattutto che richiedono magari degli obiettivi numerici, mi raccomando di avere dei numeri a portata di mano. Poi solitamente vengono fatte anche domande sul percorso appunto di studio che avete fatto, soprattutto se magari vi ritrovate la prima volta che state cercando lavoro, comunque magari è una delle vostre prime esperienze, quindi mi raccomando, raccontate il vostro percorso di studio, magari anche qui mettendo in risalto quelle materie che possono essere connesse al ruolo, soprattutto perché avete scelto questo percorso di studio e cosa vi ha portato a scegliere questo tipo di carriera. Parlate ovviamente dei progetti che avete fatto magari all'università, se avete fatto dei lavori di gruppo, magari anche del lavoro, delle internship, o appunto ai tempi quando facevo l'università d'Italia si facevano le 150 ore all'interno dell'università, quindi qualsiasi esperienza. Mi raccomando, condividetela con chi vi sta appunto facendo il colloquio. E poi, quando spesso viene chiesto se si sanno utilizzare dei programmi, cioè non limitatevi a dirvi sì, lo so usare, magari fate degli esempi. Però mi raccomando, siate onesti. Qui è l'onestà che premia, perché potrebbe capitarvi anche che in certi colloqui, durante appunto il colloquio, possono chiedervi di farvi fare degli esercizi utilizzando determinate piattaforme. Quindi il mio consiglio è: siate obiettivi. Se sapete utilizzare a un livello basso una piattaforma, siate onesti e dite: ah, so usare questo programma a questo determinato livello, ma voglio imparare di più. Non imbrogliate, anche perché se doveste passare la fase, quando vi verrà chiesto di utilizzarla al lavoro, magari appunto non sarete pronti. Vi ricordo che ci sono sempre i mesi di come si chiama, probation period, i mesi di Scusate, prova, quindi mi raccomando, siate sempre. ci inseriamo non abbiamo detto all'inizio che noi abbiamo base a Londra, l'azienda ha base a Londra, quindi ogni tanto inseriamo delle parole in inglese e non ce ne rendiamo conto, quindi perdonateci se lo facciamo anche questa volta. Però mi raccomando, siete sempre onesti. E infine, una parte molto importante del colloquio è proprio la chiusura, quando magari quando la persona che vi sta intervistando vi chiede se avete delle domande. Non fate mai scena muta, non dite mai tutto chiaro, perché ci sarà sempre qualcosa che vorrete sapere, o comunque mostra anche il vostro interesse nei confronti dell'azienda. Però non chiedete mai il salario, cioè solitamente se è scritto nell'annuncio bene, se no, ad esempio, quando si fa soprattutto domanda nelle aziende, se passate questa fase di lavoro, sicuramente venite ricontattati e quello è il momento in cui potete chiedere qual è il salario. Nella fase del colloquio potete chiedere domande, ad esempio, qual è l'attività che viene svolta ogni giorno, se lavorerete in un team, quante persone fanno parte del team, e non chiedete mai neanche a fine colloquio come sono andato. Questa magari è una domanda più che valida, però il mio consiglio è non fatela a fine colloquio, ma magari dopo qualche giorno, 3-5 giorni, potete mandare un'email e chiedere appunto dei feedback sul colloquio. Quello sì è importantissimo, ma non fatelo a fine colloquio. E ora passo di nuovo la parola a Carmela che vi spiegherà qualche imprevisto che potrebbe presentarsi e come affrontarlo.
Sì, l'idea alla base di questa parte, diciamo, della presentazione sta nel fatto che, come dicevo prima, il colloquio è già un momento che genera tensione e quindi conoscere i possibili imprevisti, cosa può succedere, essere coscienti, può aiutarvi in qualche modo a affrontarli al meglio, anche perché il modo in cui gestite gli imprevisti durante un colloquio dice molto di voi, come lavorate sotto pressione, ad esempio. Quindi, abbiamo individuato delle categorie di imprevisti che possono capitare, come ad esempio problemi tecnici, interruzioni improvvise, domande inaspettate, e li guardiamo un po' insieme. Ovviamente le situazioni, le cose più comuni che possono succedere sono che la connessione internet, per esempio, non funziona, oppure il computer, come dicevo, si surriscalda, si spegne, oppure decide semplicemente che è arrivata la sua ora. Scarsa dimestichezza con la piattaforma, problemi con la camera o con il microfono, oppure appunto la condivisione dello schermo con un'applicazione sbagliata. Tutte queste cose qui tenetele a mente e preparatevi prima. Quindi, come dicevo, preparate il cellulare, eventualmente agganciatevi all'hotspot del telefono se la vostra connessione internet non va bene. Oppure anche lì il telefono pronto, qualora il computer dovesse abbandonarvi, potete subito ritornare nella call col cellulare e fate delle prove prima con la piattaforma, così da sentirvi più a vostro agio, e poi anche lì valutate se ci dovessero essere dei problemi con la camera o col microfono e ditelo prima. In ogni caso, qualsiasi imprevisto si capisce, non succede nulla di male, anche perché in 2 anni ormai di pandemia, quindi 2 anni di lavoro da casa, lavoro da remoto, moltissimi meeting, quindi che si fanno, molte riunioni che si fanno da remoto, è successo di tutto. Quindi anche in azienda siamo tutti preparati, diciamo, a questo tipo di imprevisti, possono succedere. La chiave sta appunto nel farsi trovare preparati e quindi riuscire a gestirli nel migliore dei modi e dimostrare di riuscire a mantenere il sangue Un freddo. piccolo consiglio: se il computer si surriscalda e si spegne, sappiate che ci sono quei 5-10 secondi in cui comunque la gente continua a sentirvi, quindi non urlate. Non imprecate. Esatto, quello è un consiglio che vi do perché è successo in azienda. Queste cose possono succedere, non so se avete visto questo tipo che purtroppo in pandemia ha avuto un imprevisto anche lui. Queste sono tutte cose che invece riguardano le interruzioni che possono succedere durante il colloquio: rumori di sottofondo, consegne a domicilio, il telefono che squilla, i vicini di casa. E anche lì, se, tutto quello che riuscite a controllare, quindi i coinquilini, i vostri genitori dall'altra parte della porta della vostra stanza. Allora sì, ovviamente avvisatevi, quindi fate in modo che nessuno intervenga, ma qualora succedesse qualcosa del genere, che appunto non potete controllare, tenetelo in conto e quindi preparatevi a gestirlo al meglio e dimostrate appunto di essere in grado di gestire anche situazioni impreviste di questo tipo. Sì, o comunque se sapete che magari quel giorno purtroppo, non lo so, è successo a me stamattina, l'idraulico deve venire a casa, avete un meeting importante, magari potete anche dirlo all'inizio del colloquio e dire scusate, è successa questa cosa, purtroppo magari potrebbe succedere durante il colloquio che devo aspettarmi, non c'è nulla di male, stamattina è successo a me, ho iniziato un meeting dicendo se vedete che metto la camera off è perché avrò l'idraulico che passa avanti e indietro, quindi Può succedere. esatto. Poi appunto fatevi trovare preparati. Lo scorso webinar il mio PC ha deciso di non funzionare e quindi per fortuna però ho controllato prima la connessione, mi sono collegata molto, ho provato a collegarmi molto prima e quindi nel momento dell'inizio del webinar eravamo già pronte con un altro computer. Quindi provate a trovare sempre la soluzione qualora si verificasse un incidente dell'ultimo minuto e preparatevi appunto per questo. E poi ora Marta invece vi racconta un po'. Allora, le domande che molti candidati, e forse ai tempi pure io quando facevo colloqui, mi sembravano assurde, non capivo perché la gente mi fa queste domande, tipo se fossi un cocktail, quale saresti? O,
se quante monetine, quante palle da tennis riusciresti a mettere in questa stanza. Allora, prima di tutto, non c'è una risposta giusta o sbagliata a questa domanda. Vengono fatte, e spesso le faccio anche io, Carmela ci è passata con me, per vedere un po' la reazione. Quindi, quando arriva qualcosa di imprevisto, come reagisce, la persona. E soprattutto vengono scelte anche per capire la vostra personalità. Appunto, un consiglio che vi do è magari per prendere quei secondi di tempo in più, ripetere di nuovo la domanda. Quindi, ah, ok, quante palline riuscirei? E poi pensate che vengono fatte anche per capire il vostro processo logico. Quindi, appunto, non ci sono risposte giuste o sbagliate, però magari potreste dire dovrei prendere la misura del pavimento, moltiplicarla per l'altezza. È appunto un modo per far capire come riuscite a risolvere questi momenti di stress degli imprevisti. Poi altre domande comuni sono dove vi vedete tra 5 anni? Ecco, spesso mi capita di sentire non lo so, ci può anche stare, però in realtà cercate di prepararvi. Ad esempio, sicuramente avete tutti dei sogni e degli obiettivi, non c'è nulla di male a condividerli, soprattutto se è una posizione in cui sapete che potete crescere ad arrivare a un determinato ruolo, mi raccomando, spiegatelo, ma non rispondete mai, non lo so. Siate obiettivi, per me è la sincerità quella che vince quando ci sono i colloqui. E comunque, appunto, queste domande vengono fatte per testare la vostra resistenza sotto pressione. Quindi mi raccomando, magari ci sono tanti articoli che potete trovare online come prepararvi, ma appunto non fatevi trovare impreparati. Se posso aggiungere un suggerimento, per qualsiasi domanda che vi verrà fatta, anche quelle più comuni, è giusto preparare delle risposte, però magari evitate di impararle a memoria, perché soprattutto con l'inglese ovviamente vi può sembrare la soluzione più semplice. In realtà potreste sembrare appunto che avete studiato, che state recitando. Quindi magari segnatevi ovviamente dei punti chiave della risposta, però provate a essere più naturali possibili, perché anche lì si capisce e quindi è bene appunto provare a evitare di sembrare troppo forzati. E infine, qualche appunto, chi ci ha seguito forse negli altri webinar precedenti ormai sa quali sono le parole da non utilizzare i colloqui. Comunque, appunto, non dovete prendere appunti perché vi manderemo questa presentazione, quindi troverete tutti. Sì, diciamo che uno dei punti che per me è molto importante è evitare di usare quelle parole utilizzate da tutti o che comunque dicono tutto e niente. Per ogni parola che utilizzate, date una spiegazione. Un esempio può essere so lavorare bene in team. Questo ho anche da solo. Ecco, va benissimo. Spiegate un esempio, ad esempio, quando avete lavorato in team, se siete stati il team leader, come avete lavorato, qual era il vostro ruolo, o se avete fatto un progetto da solo, spiegate appunto come avete gestito tutto il carico di lavoro e i risultati ottenuti. Ad esempio, molte dicono ho avuto successo, quando dite ho avuto successo, ho raggiunto questi risultati, sempre un esempio concreto. Se siete, molti dicono I'm passionate, sono appassionato di questo, benissimo, sicuramente un punto a vostro vantaggio, ma come questa passione per questo determinato settore o argomento può portare vantaggio all'azienda? Ricordatevi che siete lì per vendere voi stessi, ma soprattutto non dite quello che potreste guadagnare voi dall'esperienza. Ma cosa la vostra persona e le vostre competenze possono apportare all'azienda? Perché è proprio questo che fa la differenza. Magari ci sarà qualcuno che avrà più competenze di voi, ma voi siete invece più vogliosi di voler imparare e quello potrebbe appunto portarvi a prendere il ruolo. E poi, per quanto riguarda appunto i colloqui magari in inglese, tenete presente se l'azienda è americana o magari
britannica, e utilizzate il linguaggio appropriato, perché ovviamente ci sono delle differenze linguistiche. Ovviamente, se vi dovete prepararvi per un colloquio in lingua appunto inglese, magari cercate di prepararvi con qualcuno che è madrelingua o qualcuno che già lavora nel settore, e soprattutto fate in modo, anche quando vi potrebbe capitare anche di dover fare dei task, delle prove in lingua, magari aiutatevi sempre con dei madrelingua. Verificare se ci sono degli errori di grammatica. Ho un consiglio che vi posso dare anche per esperienza personale, è appunto magari frequentare anche brevemente un corso di Business English. Ad esempio, Kaplan appunto offre questi corsi sia all'estero ma anche online. Quindi se magari avete un colloquio importante e volete fare un po' un ripasso, una presentazione, potete fare anche una settimana di corso online. Ve lo consiglio perché intanto vi aiuta a capire la terminologia adatta al settore del lavoro, vi aiuta appunto a prendere maggiore confidenza con la lingua, perché comunque dovendo parlare con un professore madrelingua sicuramente riesce anche il professore a individuare magari gli errori più comuni che fate, quindi a correggerli. Ma soprattutto, ad esempio, se dovete scrivere delle mail, possono spiegarvi le forme utilizzate nel Regno Unito, che sono comunque diverse rispetto a quelle italiane. Ad esempio, in Italia, quando diciamo ti ringrazio anticipatamente per il tuo aiuto, è una frase carina da scrivere alla fine della mail. Il Regno Unito, invece, è vista malissimo. Sembra che tu stai ordinando a quella persona di fare quel compito per te senza dargli la possibilità di dire di no. Quindi ci sono delle differenze che questi corsi vi possono aiutare appunto ad apprendere. Poi, ad esempio, io l'ho fatto e mi ricordo che il mio insegnante mi aiutava a prepararmi a de fare delle presentazioni in inglese. Ho fatto le lezioni 2 anni fa, in cui appunto mi chiedeva di fare dei PowerPoint e mi dava 8 secondi a slide per spiegare il concetto, quindi sono molto utili. Poi qui abbiamo raccolto un po' dei termini da utilizzare in base ai diversi settori, appunto non prendete nota perché vi manderemo questa presentazione. Quindi qui trovate anche tutti i nostri contatti nel caso in cui appunto vogliate maggiori informazioni o avete delle domande su questo webinar o quelli precedenti, sapete dove trovarci. Grazie mille Marta e Carmela. Non vedo al momento domande, quindi vorrei incoraggiare i partecipanti a scrivercene qualcuna, quindi qualsiasi dubbio inerente a questa tipologia di colloquio, qualsiasi insomma, situazione in cui magari vi siete trovati e non avete saputo gestire. Io so personalmente che sicuramente c'è una pletora di, diciamo, di situazioni in cui si tende a minimizzare quello che si è fatto, no? Quindi magari Marta e Carmela potete darci qualche consiglio per le persone che tendono a sottovalutare, diciamo, le proprie esperienze e che si fanno prendere dal panico durante il colloquio, andando un po' in quella direzione, diciamo, ecco. Sì, un mio consiglio proprio prima del colloquio, sia che state già lavorando, magari avete fatto dei lavoretti, è appunto analizzare quello che fate ogni giorno e magari andare indietro e vedere tutti i progetti che avete fatto, perché magari uno è abituato a fare le cose ogni giorno e se le dà ormai per scontate, in realtà comunque sono tantissimi traguardi che si possono raggiungere. Ogni esperienza sicuramente vi ha portato ad essere le persone che siete, ad aver acquisito le competenze per rivestire quel ruolo. Quindi mi raccomando, analizzate, e soprattutto magari per chi ha appena finito l'università e magari ha fatto dei lavoretti, non lo so, volantinaggio, al pub, cameriere. Sicuramente vi hanno dato molto, anche io quando mi sono trasferita nel Regno Unito ho avuto 6 mesi in un ristorante e devo dire che è stata un'esperienza fantastica perché ero una persona molto timida e il dover parlare ogni giorno con le persone mi ha dato una confidenza tale che non ho imbarazzo nel fare presentazioni, quindi trovate sempre
la positività e il valore dell'esperienza che avete fatto. Grazie mille Marta. E, ovviamente succede anche che i colloqui non vadano a buon fine, nel senso magari si schedula per un giorno, si programma, scusate, per un giorno e il recruiter non si fa vedere. Come consigliate di gestire quella tipologia di situazione? Ecco, insomma. Allora, sicuramente dovete chiedete delle informazioni e il perché il colloquio è stato posticipato, ma anche da parte vostra, se succede un imprevisto, scrivete con il più largo anticipo possibile e spiegate il perché non vi siete potuti presentare. Un consiglio è, soprattutto se state cercando lavoro tramite recruiter, anche da parte vostra di non sparire. Rispondete sempre perché comunque il fatto di non aver risposto o di non aver dato magari largo anticipo, aver informato a largo anticipo, dà quasi l'impressione che comunque non siete molto interessati o anche dal punto di vista di chi vi deve assumere, poco affidabili. Quindi mi raccomando, massima trasparenza. Chiaro. Grazie mille Marta. Abbiamo una domanda da Giada. Ci chiede quando si riceve la domanda perché dovremmo scegliere te e non altri candidati? Come rispondere al meglio dando comunque una motivazione che sia valida? Allora, sicuramente se avete fatto domanda per quell'azienda è perché volete lavorare per quell'azienda. Anche lì direi voi conoscete voi stessi, voi sapete il vostro valore. Quindi, come vi dicevo, anche, potreste anche dire: so che magari ho delle carenze in questo tipo di attività, non ho questa skills, però sono una persona molto volenterosa. Nell'ultimo anno ho imparato un determinato tipo di programmi, usare programmi, e poi secondo me se condividete veramente i valori dell'azienda, quello è il momento in cui potete fare la differenza e dire: ho letto che l'azienda si occupa di questo nel sociale, io nel tempo libero ho fatto volontariato. Appunto, è il momento in cui devi dire, quando ti candidi, tu sai perché potresti essere il candidato ideale, quindi è lì che puoi dire queste cose. Io punterei sicuramente sull'affinità con i valori dell'azienda perché non credo che nessuno si candidi per un'azienda per la quale non voglia lavorare. Quindi forse i valori e la connessione con i valori e la filosofia dell'azienda possono fare la differenza. Chiaro, grazie mille Marta. Maria ci chiede se abbiamo dei consigli per combattere l'ansia prima, di effettuare un colloquio. Posso darli io da ansiosa? Quello che dicevo, appunto, almeno con me funziona anche per appunto, le presentazioni, valutare questi piccoli imprevisti, tutto quello che può succedere, che è fuori dal nostro controllo, quindi non possiamo controllare, non possiamo decidere se qualcosa può succedere o meno, però il fatto di averli a mente e pensare a una possibile soluzione, può farti in qualche modo sentire come se tu avessi il controllo di quelle cose. E quindi questi sono dei trucchi che puoi fare a te stessa. Poi l'ansia è normale. Se una persona tiene a qualcosa, è normale, vuol dire che vuoi far bene, vuoi mostrarti al meglio. Quindi non vederla solo come una cosa negativa. Può anche fungere da sprono e farti dare il meglio di te durante il colloquio. Poi sicuramente il colloquio lo dovrei affrontare, quindi in un modo o nell'altro è una cosa che dovrei fare, però appunto sì, questo sicuramente può aiutare. Poi provare per esempio prima con qualcuno, come dicevamo con madrelingua, oppure se la tua ansia, bisogna capire a cosa è legata, se è legata all'inglese, perché il colloquio sarà in inglese. Trova una soluzione prima, che può essere fai un corso, appunto, cerca di migliorare questo aspetto, così che almeno se ci sono tante cose che ti generano ansia, vai ad abbassare i livelli, appunto, non lo so, con l'inglese, fai un corso, esercita nello speaking, per esempio, con Kaplan, offriamo i
ti permettono di esercitare proprio la parte dello speaking, del parlato e anche dell'ascolto, perché magari la persona che ti trovi davanti ha un accento molto British, per esempio, e quindi puoi abituare anche, o abituarti anche all'ascolto, e questo può aiutarti ad affrontare, almeno da quel punto di vista lì, sei coperta, ci sei. E poi dal lato manager ti dico, ci sono volte che riceviamo veramente più di 100 curriculum al giorno. Se sei arrivata alla fase di selezione del colloquio, significa che hai tutte le carte in regola per ricoprire quel ruolo. Quindi quando ti stai preparando per il colloquio, razionalizza tutto. Devi ricordare a te stessa, ok, ho le competenze, mi hanno chiamata tra un mare di persone perché ho tutte le carte in regola per prendere quel ruolo. Quindi ricordati sempre questo. Poi io a livello personale metto la mia canzone preferita, Believe, di Cher, e mi carico in questo modo. Quindi magari ci sono anche queste piccole tecniche. Però penso, se sei arrivata alla fase del colloquio è perché tutte le competenze. Quindi credi di più in te stessa. Grazie mille a entrambe per questa risposta. Sicuramente Believe è un'ottima canzone per gasarsi, tra virgolette, prima dei colloqui. E ci è arrivata nel frattempo una domanda da Paolo. Se mi dovessero chiedere cosa vorrei fare nel breve termine, cosa dovrei rispondere? Essere onesto anche lì. Potresti intanto dire in che senso nel breve termine, in questo ruolo o a livello personale, anche il fatto stesso di fare delle domande mostra che non devi dare per forza una risposta immediata. Magari vogliono anche capire se sei pronto a andare oltre, a fare qualche domanda in più, a cercare di capire. Di chiedere più dettagli, perché poi anche a livello lavorativo magari ti troverai a ricevere delle richieste per le quali non puoi dare subito una soluzione, hai bisogno di dati, informazioni. Quindi anche lì, quando c'è una domanda che ti sembra assurda, giratela un po', diciamo, con delle altre domande, rispondi con delle domande per capire di più e che possano aiutarti appunto a rispondere al meglio. Non so se Marta hai No, delle. ad esempio quella delle palline, quante palline potresti utilizzare per riempire la stanza. Se ti prende alla sprovvista puoi dire, ma dovremmo togliere il tavolo e anche le sedie o stanno ancora dentro la stanza. È un modo per guadagnare quel tempo, ma soprattutto per far capire che c'è della logica e puoi anche tu un po', come si dice, sfidare e la persona che ti sta facendo il colloquio e mettere anche loro alla prova. Grazie mille a entrambe per questa risposta. Parlando sempre di stress, mi chiedevo, spesso ci si trova in mezzo a degli stress interview che non ci si aspetta. Secondo voi come andrebbe gestita la situazione, soprattutto in vista appunto del fatto che alcune domande possono essere molto tecniche? Allora, quando ci sono le domande tecniche, solitamente, ovviamente, se hai scritto nel curriculum e hai detto di saper utilizzare quei determinati programmi, teoricamente dovresti essere pronto. E poi siamo tutti umani, io da manager mi capita di vedere gente che magari è molto emozionata, quindi l'interlocutore comunque lo capisce e dovrebbe anche lui mettervi a vostro agio, quindi magari bere un bicchiere d'acqua, anche chiedere magari del tempo, 2 minuti per riprendersi. Alla fine siamo tutti umani e anche dimostrare umanità al colloquio non è uno svantaggio. Quindi poi sempre appunto non mentite quando ci sono programmi da utilizzare perché durante il colloquio potrebbe esservi chiesto di utilizzarle, e poi se magari durante il colloquio l'ansia non vi fa mostrare chi siete, potete anche mandare una mail dopo il colloquio e spiegare le vostre motivazioni. E magari se vi è stato dato un compito che non siete riusciti a portare a termine, dire a sangue freddo avrei fatto questo, questo e quest'altro.
Poi io vi direi anche un'altra cosa, ricordate che il colloquio è anche un momento per capire se voi volete veramente lavorare per quell'azienda, perché magari vi vengono fatte delle domande, purtroppo succede spesso, le sentiamo dire tante volte, anche inappropriate, che non c'entrano con il ruolo, che sono personali, che non dovrebbero essere fatte. Questo non vuol dire che dovete per forza rispondere, dovete sentirvi in difficoltà, dover per forza dire delle cose personali che non volete condividere, se non sono appunto legate al ruolo e capite che sono inappropriate, ma anzi vi fa capire che quella non è magari l'azienda per voi, che siete voi anche a scegliere con chi volete lavorare. Se capite che è un ambiente che non vi farebbe star bene o comunque vi sta già mettendo in delle condizioni a poco a vostro agio, diciamo, allora magari anche per voi è il momento di scegliere e capire che non è l'azienda che fa per voi, è città e va benissimo. Grazie mille Marta e Carmela per questa precisazione anche. Per esperienza diretta ancora posso confermare che magari in certi contesti si può avere il recruiter che ha un'attitudine molto forte, quindi magari non è proprio lo stress interview, però c'è proprio una discordanza tra i due caratteri, se vogliamo. Quindi assolutamente penso che sia importante appunto farsi valere, ma anche proteggere quelli che possono essere i propri interessi, senz'altro. Io non vedo altre domande, però ho inviato il link per richiedere l'attestato di partecipazione da Doxity a chi voglia farlo. Nel frattempo, se ci fossero altre domande, invito ovviamente i partecipanti a scrivercele, sarà nostro piacere rispondere e magari aiutarvi anche a chiarire alcuni dubbi o questioni in sospeso da colloqui precedenti, ecco. E nel frattempo, Marta e Carmela, volevo chiedervi, secondo voi, come si va a gestire una situazione in cui magari si viene chiamati al primo colloquio e tra il primo e il secondo colloquio passano i mesi, nel senso c'è magari questa promessa di un secondo colloquio che non arriva mai? In quel caso io vi direi se magari dopo 1 o 2 settimane non si sono fatti sentire, magari di mandare appunto una mail chiedendo se ci sono novità e magari anche descrivendo voi stessi ricordando un po' come era andato il colloquio. Poi io sono dell'idea che se dopo passa un bel po' di tempo non sono molto affidabili come aziende, però sì, la follow-up email, quindi la mail da mandare dopo il colloquio la consiglio. Ovviamente se siete davvero interessati a quel ruolo, comunque sicuramente è uno strumento che dimostra che siete interessati appunto a quella determinata posizione. E se il colloquio non dovesse andare bene, vi invito a mandare una mail e chiedere dei commenti su come è andato il vostro colloquio, perché solitamente dovreste riceverli, almeno nel Regno Unito solitamente è prassi mandare appunto dei feedback ai candidati, perché sicuramente ci sono magari degli ottimi spunti per voi di elementi da dover migliorare. E poi ricordate anche che le aziende sono fatte di persone e magari ci possono essere delle dinamiche, magari dei ruoli nuovi che vogliono, che l'azienda sceglie di voler delle nuove posizioni da aprire e quindi magari prende tempo rispetto a quella posizione, o l'azienda è piccola e quindi magari la persona che si sta occupando del processo di selezione è impegnata anche in altre cose. Ci possono essere appunto altri imprevisti e quindi magari il motivo per cui si va a rilento è questo. Quindi appunto mandare una mail e ricordare il vostro interesse per quel ruolo può in qualche modo anche portare poi l'azienda a specificare il motivo per cui non si è più fatta viva e quindi anche voi potete un attimo capire se questa posizione, questa opportunità è ancora aperta oppure no. Comunque anche una delle famose domande da fare a fine colloquio è anche chiedere le tempistiche, ad esempio, ma quando il candidato ideale, quando dovrebbe iniziare questo ruolo? E poi un altro consiglio che vi do, se doveste essere presi, mi raccomando, se avete delle vacanze, cose programmate, ditelo sempre prima, perché tanto se siete il candidato che vogliono non si faranno problemi, però un consiglio che do. Chiaro. E, Federica nel frattempo ci ha scritto una domanda,
Ci chiede se è lecito che il recruiter chieda all'intervistato se si sta impegnando anche per altre posizioni, quindi se ha inviato altre candidature. Lo chiedo, sì, diciamo che i recruiter lo chiedono spesso, più che altro diciamo che non, quella è una leva a vostro vantaggio, perché che stiate cercando un altro lavoro o meno, potete dire di sì e magari anche negoziare sul salario, perché potete dire ah, ho fatto domanda, sto aspettando risposta o mi hanno contattato anche da quest'altra azienda e mi offrono tale cifra. Vedete? È sempre una buona, è una leva a vostro favore, direi. Grazie mille Marta. E io non vedo altre domande, quindi direi che possiamo ricordare ai partecipanti che riceveranno una email con la registrazione dell'evento e anche la presentazione, che avete condiviso. Ringrazio tutti per essersi collegati questa sera e per averci fatto compagnia fino a questo, momento. Chiunque voglia può appunto richiedere il certificato di partecipazione rilasciato da Doxity. E Carmela e Marta, vi ringrazio per la vostra presenza stasera, vi ringrazio per il tempo che avete de dedicato appunto per rispondere a tutte le domande che sono arrivate. Spero che Grazie. questo evento sia stato utile a tutti i partecipanti e ringrazio ancora tutti. Grazie a te, Lavinia, Grazie. grazie a tutti per essere rimasti fino adesso. Grazie Grazie. mille, una buona serata. Spero di vedere tutti quanti al prossimo evento con Kaplan. Grazie mille. Ciao, Ciao. grazie.